Oggi siamo a San Donato Milanese e ci troviamo nella bellissima terrazza della IPET Quality Service di San Donato. Questa società è stata voluta, fondata dal nostro amico compianto che ci ha lasciato 8 mesi fa, Angelo Corigliano. Noi siamo qua per ricordarlo con una bella festa e adesso incontriamo la moglie che ha voluto organizzare una festa per ricordare la sua memoria e presentare a tutti il premio che la Regione Lombardia gli ha voluto donare. Ho voluto fare questa festa per onorare mio marito, visto che per me soprattutto, però per tanta gente è stata una persona speciale, quindi io lo voglio festeggiare da persona speciale e penso che questa sia... per lui una cosa bella, perché ci teneva a fare sempre queste feste, ad invitare gli amici. Niente, io lo voglio onorare così in modo che tutti lo ricordano. Come sapete, 8 mesi fa Angelo ci ha lasciato, ma ci ha lasciato anche qualcosa da portare avanti tutti noi insieme. E questa festa vuole essere anche non solo un suo ricordo, ma anche presentare questo premio che la Regione Lombardia gli ha voluto dedicare. Tutti sapete il gesto che lui ha fatto, non lo ripetiamo perché lo sapete tutti. È con immenso piacere che ci ritroviamo qui per onorare la memoria di Angelo Corigliano, l'imprenditore dell'animo nobile che ci ha lasciato alcuni mesi fa e che rappresenta per noi ogni giorno un grande esempio di forza, determinazione ed umanità. Noi tutti, in maniera speciale la moglie e i figli giovanissimi, vogliamo e pretendiamo che non si dimentichi il suo operato, in quanto consapevoli delle funzioni sociali della memoria. È proprio questo il senso più profondo e autentico di questo incontro di giovedì 27 giugno presso la terrazza della ITEX Quality Services. La ITEX Quality Services, sita in via Fellini 4 a San Donato Milanese, è l'azienda fondata nel 1994 dall'imprenditore Corigliano. La ITEX è stato il suo progetto più grande, quello in cui ha creduto di più e in cui ha investito tanto, e non solo in termini economici, ma soprattutto in termini di idee e di tempo, andando oltre se stesso. Angelo è l'esempio di un uomo che è andato oltre se stesso. Credeva nel lavoro e l'ha dimostrato e difeso sino all'ultimo. Il sacrificio e la dedizione avrebbero portato prima o poi chiunque ad emergere, così come era capitato a lui tanti anni addietro, quando da un piccolo paesino della Puglia era arrivato a Milano senza nulla. In un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, ha continuato ad assumere persone con contratto a tempo indeterminato, andando controcorrente, poiché convinto che solo gente che sta bene può lavorare bene, che i risultati a lungo termine ci sono e gratificano. Enorme l'eredità di affetti e di valori che ci ha lasciato e che rappresenteranno sempre la nostra risorsa, la più grande. Cogliamo l'occasione per mostrarvi il premio speciale per il lavoro consegnato alla famiglia Corigliano da Roberto Formigoni. Una medaglia e una pergamena recante la motivazione come riconoscimento pubblico all'eccellenza, all'operosità e all'impegno per lo sviluppo economico e sociale. Regione Lombardia, il Presidente, messaggio alla famiglia Corigliano, San Donato Milanese, 27 giugno 2013. A 8 mesi dalla scomparsa di Angelo Corigliano, da Presidente della Regione Lombardia non posso che unirmi a voi in questo giorno. Da imprenditore, infatti, il fondatore e presidente della ITED Quality Service si è speso in prima persona per combattere la crisi che ci sta attanagliando, in modo particolare lottando contro la disoccupazione giovanile. Desidero ricordare che questo è anche il primo degli obiettivi assunti dall'istituzione che ho l'orgoglio di presiedere. Pertanto l'esempio di Angelo Corigliano, al quale la Regione Lombardia ha dedicato un riconoscimento speciale, per noi prezioso.
Alla famiglia e ai collaboratori, perciò, oltre che ai dipendenti della società da lui fondata e autorità presenti oggi, rivolgo il mio pensiero congratulandomi per quanto fatto finora e con l'auspicio che il suo sogno possa essere presto realizzato. Roberto Maroni. Io parlo a nome dei dipendenti della ITEX. Buonasera a tutti e grazie per essere presenti questa sera. Grazie a nome della famiglia di Angelo, grazie a nome della creatura di Angelo, la ITEX. Personalmente vorrei che questa sera non fosse una commemorazione, bensì un ricordo dell'uomo che tutti noi abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni, cui piacevano le cose belle, che potevano infondere allegria, positività e serenità. Questa per Angelo sarebbe stata la sua tradizionale festa dell'estate. Pertanto la famiglia ha pensato che il miglior modo per rinverdire il suo ricordo fosse perpetuare la sua festa dell'estate. Quindi eccoci tutti insieme per passare una serata all'insegna dell'ottimismo, proiettati verso un futuro che, pur non conoscendolo, è nostro dovere far sì che sia migliore per le generazioni che verranno. Angelo era la ITEX e la ITEX era Angelo. Il compito che la famiglia e tutti i collaboratori si sono assunti è quello di far sì che vengano perseguiti i suoi intenti. Non è facile per mille ragioni. Ma Angelo ci ha insegnato ad affrontare le difficoltà sempre con entusiasmo, ottimismo, perseveranza e gioia di vivere. Ecco perché mi sento di dire che tutti insieme dobbiamo far sì che il binomio Angelo e ITEX sia perpetuato nel tempo. Io ho conosciuto Angelo praticamente quando sono stato eletto. Mi ha fatto un'impressione notevole la volontà e il desiderio di costruire qualche cosa in un momento della nostra realtà storica, della nostra Italia abbastanza disastrato, no? Tutti tirano i remi in barca, tutti cercano di rifugiarsi in quello che hanno, la volontà di costruire qualche cosa che possa avere un futuro, ma non solo per se stesso ma per gli altri. Quello che viene nella lettera che abbiamo appena letto mi colpisce molto, perché una vita dedicata al benessere degli altri nella realtà in cui sei, secondo me, è importantissima. Con Angelo abbiamo avuto anche degli scontri, discussioni diciamo, non scontri, no? Perché c'erano delle impostazioni, delle necessità diverse. Io dovevo amministrare la città, lui perseguiva il sogno diciamo da libero professionista, che è più facile da realizzare, immaginatevi, rispetto a quello che avviene nella vita amministrativa pubblica. Io nel mio piccolo riesco a costruire molto di più e dare di più agli altri che nel periodo che ho fatto il sindaco. È un paradosso, ma di fatto è così. I progetti sono lontana, mentre invece vedere realizzato quello che ha realizzato Angelo è una grossa soddisfazione e una voglia di imitare per poter realizzare qualcosa di positivo, ripeto, per gli altri come ha fatto Angelo. Mi ricordo 8 mesi fa, aprendo il giornale, la sorpresa di vedere questa proposta shock di questo imprenditore. Chi sarà, chi non sarà, e poi cosa ti scopriamo? Che è un imprenditore di San Donato. Io come consigliere comunale, come cittadino di San Donato, sono rimasto molto colpito, molto inorgoglito da questa cosa particolare, particolarissima, tra l'altro, come diceva anche prima l'ex sindaco, no? In un momento in cui tutti tendono a richiudersi, anni ancora, ma anche l'anno scorso, no? In cui il giornale è un bollettino di guerra, praticamente, aprire il giornale e trovare una pagina di speranza è stato davvero un momento bello, un momento positivo che mi ha fatto essere molto fiero di essere un consigliere comunale di questo comune che produce, diciamo, che ha nel suo territorio delle persone così, così particolari, così speciali. Ho cercato di capire, no, i valori che muovono una persona del genere, e quindi a fare una proposta simile. E ho capito che solo chi si è costruito, chi ha costruito la sua fortuna col sacrificio e con il lavoro, poteva capire, giusto signora, che importanza ha il lavoro per le nuove generazioni, che speranza è il lavoro. Non è solo una speranza, no, di benessere fine a se stesso, ma è la speranza di avere un progetto di vita,
di costruire, di poter costruire una famiglia, di potersi costruire una vita senza l'angoscia del domani. Specialmente poi, anche sono pelato, ho 32 anni, ma per cui, cioè, chi è della mia generazione vive tutti i giorni queste angosce, per cui veramente un grande slancio di generosità da parte di suo marito, da parte del dottor Corigliano, veramente grande. Per cui per questo che ci tenevo umilmente a portare la mia testimonianza come consigliere comunale, come rappresentante delle istituzioni, questa sera, per tutto testimoniare appunto tutto l'affetto, tutta la stima nella memoria di Angelo Corigliano, e anche dire che ce ne vorrebbero tanti, non solo a San Donato, ma in tutta l'Italia avrebbe bisogno di tanti Angelo Corigliano. E quindi ha fatto molto bene la Regione Lombardia a dare questo premio. Posso anticiparvi che, grazie all'interessamento anche di Sabina, ci siamo attenzionati, come si suol dire, dentro al Comune di San Donato, per cui verranno delle sorprese, diciamo, anche in questo senso dal Comune di San Donato, ma preferisco non aggiungere altro, ogni cosa a suo tempo. Grazie.